Lady Diana e Sarah Ferguson furono arrestate a Londra, il racconto, inedito, ha dell'incredibile. Lady Diana e Sarah Ferguson, che coppia di amiche. Outsider entrambe, si sono ancorate l'una all'altra quando si sono trovate impreparate, a dover navigare il rigido protocollo reale. Erano giovani, spensierate. Avevano voglia di divertirsi. Insieme ne hanno combinate tante, ma adesso Fergie racconta un episodio ancora inedito. Le due sarebbero state arrestate dalla polizia durante l'addio al nubilato di Sarah nel 1986. Alla vigilia del matrimonio con il principe Andrea foto video. Intanto, Kate Middleton colleziona una gaffe dopo l'altra guarda. Il travestimento la sera dell'addio al nubilato le due amiche si erano travestite da poliziotte. Costume impeccabile, cipiglio da agenti veri. Erano entrate in una discoteca, avevano ordinato da bere ma il cameriere le aveva invitate ad andarsene, qui si viene a divertirsi. Non serviamo poliziotti, ha ricordato Fergie al Kelly Clarkson Show. Per strada la coppia era stata arrestata da un paio di agenti veri perché era un reato impersonare membri delle forze dell'ordine, ci hanno messo sulla camionetta. Diana ed io abbiamo nascosto i nostri anelli di fidanzamento e ci siamo sedute. Poi Duce ha trovato un pacchetto di patatine e si è messa a mangiarle, non era per niente preoccupata per la situazione. Il poliziotto davanti le ha intimato, non puoi mangiare qui. Alla fine, hanno capito chi eravamo e ci hanno lasciato andare. Le era stato affibbiato da bambina, quando si comportava da vera signorina, da duchessa. Duchess, da cui deriva appunto Duce. Kate Middleton omaggia Lady Diana alla partita di rugby guarda. Una notte selvaggia l'addio al nubilato è continuato ed è stato piuttosto selvaggio. A quanto racconta Fergie. Anche Royal Watcher Tom Quinn conferma, a un certo punto le due erano sdraiate a terra. In un club, con i fiotti di champagne che piovevano da tutte le parti. Il gruppo di amiche aveva anche fatto tappa da Annabelle's. Uno dei nightclub più esclusivi della capitale inglese e del mondo. Una volta tornate a Buckingham Palace. Sarah e Diana avevano deciso di fare uno scherzo al principe Andrea, chiudendolo fuori dal palazzo al ritorno dal suo addio al celibato. Sarah Ferguson racconta, ancora, di Lady Diana, so che lei mi sta parlando. La video intervista guarda. Una grande amicizia Sarah e Diana erano cugine di quarto grado, le loro madri andavano a scuola insieme e si conoscevano fin dall'adolescenza. Ma si sono molto avvicinate nel 1980 quando Lady Di aveva 19 anni e Sarah 21. Era stata la principessa del Galles a fare da cupido e favorire l'incontro tra l'amica e il principe Andrea. Diventate cognate, si frequentavano regolarmente, soprattutto quando entrambi i loro matrimoni erano diventati infelici, entrambe si sono separate dai rispettivi mariti nel 1992. Lady Di, l'ultima verità. In anteprima l'intervista al testimone chiave guarda. La rottura le due donne avevano mantenuto la loro amicizia anche da singole, ma a un certo punto avevano interrotto i rapporti. Secondo Fergie, Diana non aveva apprezzato quello che lei aveva scritto nella sua autobiografia. Sarah the Duchess of York, My Story, in cui, tra le altre cose, raccontava che la principessa le aveva regalato diverse paia di scarpe passandole pure le verruche plantari di cui soffriva. Quando Diana morì, le due non si erano ancora riconciliate. Ma oggi Ferguson dice, non mi manca come la gente potrebbe pensare, perché lei è come ogni giorno.